L'età di Pericle rappresenta una delle tappe fondamentali dello sviluppo del sistema democratico ad Atene dopo le riforme di Clistene alla fine del VI secolo a.C. Tra i due momenti, tra Clistene e Pericle, si collocano le due guerre contro l'impero persiano, guerre che vedono molte poleis unite contro un comune nemico che rappresentava un serio pericolo per la loro autonomia politica, economica e culturale. Vedremo in estrema sintesi quali furono le cause e le battaglie più importanti dei due conflitti, conflitti che si configurano come Clash of Civilizations, cioè come un vero e proprio scontro di culture, di civiltà. Da una parte abbiamo un vasto impero dominato da un re che esercita un potere assoluto sui suoi sudditi, l'impero persiano. Dall'altra abbiamo una serie innumerevole di poleis, di comunità, in cui i cittadini sono liberi ed esercitano la sovranità, esprimendo il loro voto nelle assemblee e partecipando attivamente alla gestione dello Stato attraverso le magistrature. Alla fine del VI secolo a.C., l'impero persiano è una delle maggiori potenze asiatiche, un regno enorme che si estende dall'India fino alle distese nordafricane. Per lunghi tratti si affaccia sul bacino del Mediterraneo, dove è destinato a entrare in conflitto con un'altra grande forza politica, la Grecia. Il pretesto per lo scontro avviene nel 499, quando le colonie elleniche della Ionia, supportate da Atene, si ribellano al dominio persiano. L'insurrezione viene sedata, ma l'appoggio degli ateniesi ai ribelli viene considerato una minaccia dal re persiano Dario, che prepara una spedizione punitiva contro i greci. Nel 490 Dario, con il suo imponente esercito, si dirige verso l'Attica, mettendo a ferro e fuoco le città che incontra lungo il cammino. Nella pianura di Maratona, a soli 42 chilometri da Atene, ha luogo la battaglia decisiva per le sorti della guerra. Gli ateniesi, capeggiati da Milziade, hanno la meglio sui ben più numerosi avversari, grazie a una brillante tattica che esalta l'abilità nel combattimento della fanteria greca. Dario, con il suo esercito, è dunque costretto al ritiro. 10 anni dopo è il figlio di Dario, Serse, a intraprendere una nuova campagna militare nella penisola ellenica, nota come la Seconda Guerra Persiana. Questa volta però gli ateniesi non sono soli. L'insieme delle città greche è riunito in una lega difensiva. A guidarla ci sono Sparta e Atene. Gli spartani cercano invano di impedire il passaggio dell'esercito nemico all'interno del paese, difendendo eroicamente le Termopili, uno stretto varco tra il mare e i monti circostanti. Gli ateniesi invece scelgono di affrontare i persiani sul mare. Le triremi di Atene, guidate da Temistocle, infliggono una durissima sconfitta alla flotta avversaria nei pressi dell'isola di Salamina. La battaglia di Salamina rappresenta un duro colpo per la strategia del re Serse e costituisce un episodio fondamentale nell'economia del conflitto. Lo scontro decisivo avviene l'anno successivo, nel 479, a Platea. Le forze elleniche sbaragliano definitivamente i persiani, ponendo fine alla guerra e salvando la civiltà greca da un'invasione che ne avrebbe causato il sicuro declino.